Secondo me il romanzo storico sta riscuotendo così tanto successo, incontrando così tanti lettori, perché penso che ci sia un forte bisogno di storia. Ma che cosa intendo? Noi viviamo, secondo me, in quello che io amo chiamare il tempo della cronaca, cioè siamo sotto la dettatura e anche un po' la dittatura della cronaca, cioè misuriamo le nostre esistenze individuali e collettive su un metro breve, corto, troppo corto, quello del giorno dopo giorno dopo giorno, e quindi ci sentiamo in qualche modo esclusi dalla storia. Non riusciamo a ritrovare la via per collocare la nostra piccola esistenza individuale dentro un tempo più vasto. Ecco, secondo me tutto ciò contribuisce significativamente a portare numerosi lettori verso il cosiddetto romanzo storico. Perché il romanzo storico, la novella storica tiene tanto esito, tiene tanto successo? Perché è una teoria personale, però creo che hoy en día la realidad llega incluso a superar a la ficción, ¿no? Estamos viviendo realmente una violencia salvaje en el mundo que nos rodea, en Barcelona, en Chile, en Colombia, en todos sitios están sucediendo cosas, ¿no? Entonces yo creo que el ciudadano llega a un momento en que está un poco cansado de eso, ¿no? Y sin embargo, la novela histórica le permite trasladarse a otras épocas, no por ello menos violentas, no por ello menos conflictivas, pero que no son las suyas, que no son las que él está viviendo en ese momento diariamente, en los noticieros, en sus conversaciones en los cafés, en sus conversaciones con los amigos, ¿no? Entonces, quizá ese sea un valor añadido a la novela histórica, ¿no? Un valor que permite al ciudadano evadirse un poco más todavía de lo que la literatura significa como evasión, pero un poco más en cuanto a acceder a una época que no es la época de tensión y violencia que estamos viviendo hoy, todos los ciudadanos. Credo che per noi scrittori italiani il romanzo storico sia un appuntamento un po' ineludibile, forse perché abbiamo in fondo il capostipite del nostro romanzo, Manzoni, e resta un nome e un romanzo e una scelta di lavoro sulla letteratura con cui prima o poi bisogna confrontarsi. E tra l'altro poi anche nel corso del Novecento i nostri principali scrittori hanno continuato a lavorare sul romanzo storico nelle forme più disparate, penso soltanto per fare un nome, dalla Morante a Vassalli, cioè autori completamente diversi, che però hanno saputo innovare la lezione di Manzoni e rifarla diversa e moderna. Quindi anche per me ho sempre sentito come un genere vivo. Magari in altre letterature contemporanee non è così, questo non sono in grado di dirlo, però sicuramente per gli italiani questo è ineludibile. Lo è anche perché noi siamo un paese un po' strano, che ha un rapporto difficile invece con la sua storia. Il romanzo storico spesso ti permette anche di lavorare nelle pieghe del tempo e di lavorare sulla memoria di un paese. Noi non abbiamo miti nazionali che riescano a superare indenni le tempeste ideologiche di ciascuna generazione. Quindi pian piano è come se la nostra storia passata cadesse in polvere con tutti i personaggi importanti, gli scrittori, i poeti, gli ammiragli, i marinai, cioè è come se noi non sapessimo rinnovare la memoria collettiva. E quindi a volte i romanzi, oppure il cinema popolare, o piuttosto anche la televisione, servissero a riflettere un po' sulla nostra storia, sulla nostra memoria e su una parola un po' difficile da maneggiare con molta cautela, che è quella della nostra identità.